Davanti al comando delle truppe alpine di Piazza 4 Novembre a Bolzano, una volta sede della Gestapo, questa mattina si è tenuta la cerimonia di commemorazione di Gian Antonio Manci, a 70 anni dalla sua morte. Arrestato il 28 giugno 1944 assieme ad altri compagni, il partigiano venne ripetutamente torturato nella sede della Gestapo di Bolzano, nel vano tentativo di estorcergli nomi e segreti. La penosa situazione perdurò fino al 6 luglio, quando, approfittando di un momento di distrazione dei sorveglianti, Manci si gettò da una finestra del terzo piano, trovando la morte. A ricordare la figura dell'eroe della resistenza, Gian Antonio Manci, Lionello Bertoldi, presidente dell'ANPI Bolzano. Era di una famiglia patrizia trentina, che traeva le sue origini patriottiche da Cattaneo e da Battisti. Divenne immediatamente la persona più responsabile e più additata per essere il responsabile del Comitato di Liberazione Nazionale di Trento, e tutti facevano riferimento a lui. Manci venne qui anche a trovare Longhorn, che aveva l'ufficio qui, e i bolzanini conobbero Manci perché venne a trovare Longhorn qui a Bolzano, che morì qui, sacrificò la sua vita per non parlare. Non parlò e così salvò tutti i partigiani che agivano a Bolzano. Se lo dissero fra di loro, non ha parlato, quindi continueremo a vivere per tutto il periodo della resistenza e dentro il lager. Questo è stato il sacrificio di Manci. Nel corso della cerimonia il comune di Bolzano, in segno di gratitudine, ha concesso alle figlie del martire la cittadinanza onoraria. È una cosa molto bella per noi questo riconoscimento anche da parte di Bolzano, e anzi siamo proprio commossi. A ricordo di quanto fatto da Gian Antonio Manci, che sacrificò la sua vita per la vita di molte altre persone, è stata deposta una corona d'alloro. Era una persona eccezionale, straordinaria, riusciva a abbinare sia delle doti di grande idealista, veramente, perché lui ha vissuto anche tutto il periodo fascista sempre con questi ideali di libertà, di democrazia, e ha lottato sempre per questo. Nello stesso tempo però era un bravissimo imprenditore ed era un bravissimo papà. Così Manci, poco prima di morire, nella lettera letta dalla studentessa Valeria Megna. Si deve liberare l'Italia non solo dalle baionette dei tedeschi e dei fascisti, ma anche dalla corruzione, dallo spirito di compromesso, dall'equivoco politico, dall'abitudine di transigere sui principi. Un'intransigenza morale di cui ancora oggi l'Italia ha bisogno.